Emily Ratajkowski, stivali rouge e baguette a Paris. Un tocco chic anche mentre fa il suo spuntino, Emily Ratajkowski è meravigliosa in questo street look parigino, con un paio di stivali rouge al ginocchio che attirano tutti gli sguardi dei fan. Che cosa sta mangiando la 26enne? Una buonissima baguette. Emily Ratajkowski in stivali rouge a Parigi, très chic. Durante la Paris Fashion Week, la capitale europea della moda si è riempita di bellezza inestimabile, come quella di Emily Ratajkowski, che posa super chic durante il suo spuntino francese. Il suo outfit è casual, ma non per questo meno elegante e gli sguardi dei fan sono attirati da quel rouge très chic dei suoi altissimi stivali al ginocchio. Il look si completa con jeans skinny che si inabissano dentro le alte calzature della modella americana, mentre per la parte superiore Emily ha scelto un maglioncino ocra, una nuance perfettamente adeguata ai fashion trend. Che cosa sta facendo la Ratajkowski in uno dei tipici bistrò che impreziosiscono le strade della città? Lo spuntino ideale, a base di baguette farcita anche se, da qui, non possiamo adorare il fragrante profumo del pane francese, né carpire gli ingredienti del ripieno. Probabilmente prosciutto crudo o salame, visto il rosso che fa pendant con gli stivali di Emily. In effetti, appena qualche giorno prima, la Ratajkowski aveva mostrato a tutti i suoi follower i suoi gusti in merito agli insaccati, scattandosi una foto davanti a una gigantesca pizza ricoperta da un velo leggerissimo di crudo. Che gusti sopraffini! Ma non ce ne stupiamo, visto che Emily ha trascorso diverso tempo nel nostro paese, soprattutto in Toscana, dove ha conosciuto i raffinati sapori della cucina italiana. Non solo, da alcuni scatti in deshabille, la californiana mostra non solo la sua estrema sensualità, ma anche di aver perfettamente adottato i nostri costumi e le nostre tradizioni mattutine. La 26enne, con pochissimi veli appoggiati alla silhouette, assapora il suo caffè espresso, una prelibatezza di cui oltreoceano, con ogni probabilità, dovrà fare a meno. La settimana della moda di Parigi per Emily Ratajkowski. Per Emily Ratajkowski, la Paris Fashion Week è stata glamour, proprio come lei, e costellata da tanti appuntamenti tra cui, 1, assolutamente hot. Ci stiamo riferendo al suo incontro con la splendida Natalia Vodianova, supermodella della russa che ha posato con la Ratajkowski in occasione di uno degli show più attesi, quello di Dior. I look delle due modelle sono molto diversi, come diversi sono anche le loro singolari bellezze. Natalia ha una pelle di porcellana, diafana e chiarissima, con due occhi azzurri e glaciali che incantano chiunque posi lo sguardo sul suo viso magnetico, ancora di più in questo caso, visto che le sue labbra si tingono di un rossetto piuttosto acceso, dai colori aranciati. Un'allure differente quella di Emily, dalla pelle abbronzata e olivastra, meravigliosa e luminosa, con un beauty look da principessa delle favole, il make-up, nel suo caso, è solo accennato nei toni nude, molto semplice. Lo stesso non si può dire per entrambi i vestiti delle due ragazze, l'outfit di Emily è total vite, con décolleté generoso e spacco vertiginoso sulla gamba sinistra. Quello della Vodianova? Un long dress totalmente realizzato con soffici piume, che ricoprono la splendida silhouette russa di tocchi screziati di bianco e arancio.